Buonasera ragazzi, ciao, ciao a tutti. Oggi è lunedì, non ricordo il giorno perché stando a casa si perde la condizione del tempo. Volevo fare una precisazione sul video, quello non fatelo a casa, no? Non vorrei che io quando faccio i miei video e metto gli orari di percorrenza che ho impiegato da Verona a Livorno oppure nelle varie frazioni, 3 ore, 3 ore e mezzo, 4 ore, invogliare qualcuno a correre, dai, mi dispiacerebbe qualcuno interpretasse quei video lì come una voglia di correre, di fare, di strafare. Non è così, non è così perché la strada non è una pista, la strada non è una pista dove si fa i tempi. Oggi 10 minuti meno, 5 minuti meno. L'importante è arrivare sani, arrivare a casa, arrivare allo scarico in ordine, senza aver fatto casini o aver preso multe assurde, capito? Per la velocità. Ecco, tutto qui. Non vorrei che qualcuno guardasse quei video lì, coi tempi, dicesse: ma questo corre come un matto, va. I tempi sono quelli, vi assicuro che uno che guida è esperto, uno che va, i tempi sono quelli. Adesso con l'Appennino, noi parlo della zona mia logicamente, con l'Appennino messo come è messo, con la variante di valico abbiamo risparmiato quasi, quasi un'ora andare a Verona, perché io ricordo che ci voleva 4 ore e mezza arrivare là a Volargne. Arriviamo lì a Nogara in 3 ore e 40. 3 ore e 50, quindi siamo su quell'ordine lì. E niente, non ci ho ripensato un po', ho rivisto qualche video, perché difficilmente io riguardo i video che faccio. Difficilmente, mi dà una sorta di fastidio, non so perché, mi sembra, non li riguardo volentieri. E ogni tanto, adesso sono in ferie, non so cosa fare, ho la moglie, i figli al mare, adesso li raggiungo perché. Cioè, sinceramente mi è venuto un po' a noia al mare. Noi tutta l'estate andiamo al mare. E nulla, e pensavo questa cosa qui, dai. Perché magari un ragazzo che inizia adesso vede un video del genere, dice: oh, questo mette 3 ore e mezzo per andare da Livorno a coso, a Nogara. Ce la metto anche io. Sì, ce la puoi mettere anche te. Però magari aspetta un po', capito? Fatti un po' di esperienza, fatti un pochino di ossa, dai. Poi noi, non so, forse purtroppo siamo abituati in una maniera. Noi ai tempi d'oro andavamo in giro senza limitatore, quindi i camion facevano oltre 120 tutti. Andavamo in giro senza retarder, non avevamo rallentatori, non avevamo niente, non avevamo neanche i freni a disco, avevamo i freni a tamburo e quando c'era il freno, non sempre c'era. E poi soprattutto chi ha lavorato per la Sardegna in quell'epoca lì lo può confermare, noi portavamo dei pesi oversize, fuori misura, cioè. Noi partivamo da Livorno con 350, 360, 380 quintali di granito netto, che voleva dire con i camion dell'epoca più pesanti, semirimorchi più pesanti, arrivare in pesa a Verona con 510, 520, 515 quintali lordi, cioè non era uno scherzo. Cioè, diciamo abbiamo preso quell'andazzo lì, con quei pesi lì, con quei mezzi lì. Adesso, sinceramente, frenare con un Volvo in discesa con 250 quintali, 280 quintali di acqua, di birra, di quello che vuoi, con il retarder, con tutto, è una cazzata, dai. Questo vale per tutti, anche per chi inizia adesso, cioè un mezzo più performante, più sicuro, è un mezzo migliore. Però non volevo far passare l'idea che noi andiamo in giro a limare i tempi giorno per giorno. Adesso domani vado
vado là e ci metto ancora meno, eh. No, non è assolutamente così, dai. Detto, l'esperienza è tante cose che ti porta a correre, ma sempre nei limiti, sempre nella legge. Oggi andiamo tutti al limitatore. Quando ti ferma la polizia ti dice, ma facevi 90 all'ora, e cazzo, e quanto devo fare? Con tutte le leggi che ci sono, con tutti i cavilli, le ore di guida, le ore di riposo, l'impegno, e se mi metto anche ad andare 80 dove posso andare, non dove posso, dove si può andare a 90, strada permettendo, perché il limite di velocità sarebbe 80 all'ora, non è 90 all'ora, 80 è il suo, 90 è tollerato, diciamo. Il camion arriva a 90 e tu vai a 90, ma non è che devi andare a 90 all'ora, sei obbligato o sei costretto, cioè, poi certo qualche azienda che, beh, ma quelle evitatele, quindi, cioè, ormai andiamo tutti a 90, io vedo anche dei ragazzi giovani che iniziano i primi mesi magari, ma non è, dopo 2 mesi che guidano, se ne vanno tranquilli, via. Tutto qui, ragazzi, volevo non far passare quel, diciamo, questo, scusate, ma ho trovato un posto qua al mare vicinissimo a dove devo andare, e quindi non volevo far passare l'idea che uno va in giro a fare tempi, a fare le corse con un camion, ecco. Quindi non penso che metterò più la scrittina sotto i video, poi fatemi sapere la vostra, magari io mi sbaglio io e ho un'impressione sbagliata. Ciao a tutti, ragazzi, statemi bene, ciao ciao.